Amici della pallacanestro, benvenuti a Piacenza, Pallasport dell'Argo Anguissola, dove è tutto pronto per la terza giornata di questo bellissimo campionato di Serie B Old Wild West, Girone B. Luca De Micheli, qui al mio fianco invece c'è Pippo Vardelli. Vi racconteremo la sfida di questa sera: Becheri Piacenza contro la pallacanestro Alto Sebino. Io, Pippo, tolgo subito le mani dal microfono, lascio tutto in mano a te, perché sei tu che ci racconterai tutti i contenuti di questa partita. Poi ovviamente abbiamo questo quarto d'ora per avvicinarci e raccontare quante più cose possibili. Sì, buonasera Luca e buonasera a tutti gli appassionati di pallacanestro e benvenuti a tutti quelli che ci seguono per la prima volta. Terza giornata, la Becheri deve assolutamente ripartire dopo quello che è successo settimana scorsa a Lecco, una brutta sconfitta per i ragazzi di Coach Coppeta, che hanno perso a Lecco di 20 punti, più di 20 punti, e hanno, diciamo, avuto una settimana per pensarci e per rimaginare e per tornare carichi al 100% su questo campionato. Io farò solamente un passo indietro di 6 giorni su quello che è successo 6 giorni fa, una partita che abbiamo seguito live noi e abbiamo visto una Becheri che, diciamo, che non è entrata nelle migliori condizioni in partita. È partita lenta e nonostante un brutto primo tempo però era riuscita a stare in partita. Successivamente un terzo quarto enorme per Lecco, un terzo quarto pessimo per la Becheri, hanno fatto sì che il risultato finale risultasse così netto. Ci sono state anche le parole di Coach Coppeta immediatamente post partita. Il coach non ha potuto fare altro che fare mea culpa. D'altronde in queste occasioni c'è poco da dire, la sconfitta è stata veramente larga, per cui ha fatto solamente mea culpa, ha parlato di quello che è mancato alla Becheri, cioè soprattutto l'apporto a rimbalzo e in difesa, e ha parlato anche di Lecco, che comunque ha fatto una splendida partita, ha tirato con percentuali almeno per tre quarti mostruose. Quindi diciamo che Lecco ha meritato la vittoria, ma la Becheri ha anche meritato quella che è stata la sconfitta. Anche le parole di Riccardo Pedertini ci sono state in settimana, che sono state le parole per caricare la squadra in vista di stasera. Pedertini ha parlato di morale che non si è abbassato per i ragazzi, perché comunque il morale deve sempre restare alto, cito testuali le parole del numero 13 biancorosso. Ha parlato anche di questa come un'occasione per riprendere a camminare, e ha parlato anche di aver deluso sia la società che i tifosi, quindi di sfruttare appieno questa partita di stasera per provare a invertire il trend e ricominciare subito a vincere. Do la parola a te adesso, perché ci spiegherai quello che è Alto Sebino e tutte le sue caratteristiche. Partiamo innanzitutto dal... grazie Pippo per avermi riconcesso così il piacere di parlarvi di questa partita. Alto Sebino, innanzitutto abbiamo fatto un passo indietro anche la scorsa volta, quello che è stato il precampionato biancorosso, torneo di Alto Sebino, 2 vittorie per i piacentini, uno dei due, proprio quello della finale contro i padroni di casa, allora, della pallacanestro Alto Sebino. È una squadra molto giovane, se no, per non dire addirittura giovanissima, un paio di giocatori classe 93, mi viene in mente subito Kevin Cusenza, che abbiamo visto da queste parti, ha fatto qualche allenamento in un precampionato di qualche stagione fa, e poi sono veramente tutti, ma tutti giovanissimi. Si fa anche fatica, come dire, a scegliere qualcuno su cui puntare gli occhi, perché sono una squadra molto unita, molto giovane, che non mollano mai. Sono reduci da un risultato, è vero, risultato negativo se guardiamo soltanto al fatto di aver vinto o aver perso, nella fattispecie hanno perso in casa, però va contestualizzato: hanno giocato contro 100, che è considerato una delle ammazza grandi di questo campionato, anzi no, una delle grandi che deve essere eventualmente ammazzata. Partita decisa negli ultimi 10 minuti soltanto perché Alto Sebino aveva forse finito le energie. Non so, chi ha visto la partita sicuramente saprà meglio di me cosa è successo. Però Alto Sebino non ha mollato un secondo, ha giocato alla morte, tant'è che al 30° era avanti di un punto. Qualcosa vorrà pur dire. Parliamo di una squadra che parte con un playmaker classe 97, titolare, tale Mattia Coltro, sicuramente giocatore molto importante che può dare tanto, è un gran difensore, è un soldato, viene definito in questo modo. È un giocatore che dà tutto in campo e forse difende anche nell'andare verso gli spogliatoi. Ha un giocatore come Guerrieri, classe 95, penso uno degli esperti di questa squadra. Buon tiro, buon fisico, sa creare cose per sé, per i compagni.
Completiamo il quintetto con Sabbadini, uno dei grandi esperti, classe anche lui, 93, come Kevin Cusenza. Infine la Caversazio. Parliamo di una squadra che al momento giace in fondo alla classifica, 0 vittorie su 2 partite, è vero. Però alla luce di quanto detto si può sicuramente evitare di bocciare questo avvio di Alto Sebino, perché le qualità ci sono, tanto mentali quanto anche tecniche, perché comunque non vai a giocare agli ultimi possessi contro una corazzata come Cento. Vedremo se questa sera si ripeterà qualcosa di quella sfida o se Piacenza sarà brava dal canto suo, come auspicava anche Pederzini, come ci stavi raccontando tu Pippo, a dare quella zampata interessante. Dato che sono 8 minuti e 45, quindi siamo vicinissimi alla presentazione delle squadre, ci saranno anche alcune novità interessanti qui al palazzetto, ma lo vedrete anche voi sicuramente dalle riprese. Andiamo a vedere intanto se sei d'accordo Pippo quello che è il programma di questa giornata per quanto riguarda il girone B, perché ad oggi è quello che ci interessa. Abbiamo Tigers Forlì contro il Gimar Lecco, sfida molto interessante se vogliamo. Lecco, ne abbiamo parlato poc'anzi, la conosciamo, ce la ricordiamo bene, fin troppo bene. Forlì è una squadra che non sa cosa voglia dire giocare a ritmi blandi, insomma il coach di Lorenzo fa giocare a grandissima intensità come sempre le sue squadre. Olginate Vicenza, Rimini, Padova, Palermo, Faenza, Crema Lugo, Reggio Emilia, Bernareggio e in chiusura Cento Desio. Mentre lo speaker sta presentando la partita, proseguirà ad annunciare le squadre. Lasciamo un attimo di audio d'ambiente, così io e te riprendiamo fiato e poi ci tuffiamo in questa partita. Assolutamente sì. Thank you.
mancano poco meno di 4 minuti all'inizio di questa sfida. Le squadre, dopo l'inno nazionale, completeranno il proprio riscaldamento e intanto arriva in campo la mascotte della Bakery Piacenza, che fa il proprio esordio qui al Palasport. Una bella novità, mentre andiamo a completare quello che è il riscaldamento delle squadre, anche il riscaldamento delle nostre voci, Pippo, mentre ricordiamo che si fosse collegato soltanto negli ultimi istanti. Siamo la Piacenza, terza giornata, Bakery contro Alto Sebino, quindi salutiamo nuovamente chi ci sta seguendo da tutta Italia, perché siamo live su LNP Channel, il canale YouTube di Lega Nazionale Pallacanestro, che dà la possibilità di vedere la Serie B, una partita per girone a settimana, ben 43 società che hanno aderito. La Bakery Piacenza non si è certo tirata indietro, è un'opportunità incredibile per crescere dal punto di vista dell'immagine, della propria qualità, e insomma adeguarsi anche a quelli che sono gli standard, giustamente, del nuovo millennio. 2:20, Pippo, abbiamo qualcosa da dire ancora? Ma io ci terrei a ritornare un attimino su Alto Sebino, una formazione che abbiamo già incontrato in precampionato, che abbiamo battuto, ma lo ha detto anche Pedersini in campionato, in prepartita, una formazione molto giovane, molto fresca, che non disdegnerà assolutamente di correre, non disdegnerà assolutamente di alzare il ritmo ogni qualvolta ne avrà l'opportunità, per cui la Bakery dovrà essere bravissima, secondo me, sotto questo punto di vista, nel controllare il ritmo della partita, alzarlo, ma soprattutto abbassarlo quando ci sarà bisogno, perché veramente, come hai detto tu Luca, Alto Sebino è una formazione giovanissima, una formazione che vuole correre, vuole giocare tanti possessi, e secondo me questa partita, che magari la classifica può far sembrare scontata, scontata non è. E ci ricolleghiamo sostanzialmente a quello che dicevamo in precedenza su quello che è stato lo scorso turno di Alto Sebino, ovvero la partita contro Cento. Intanto le formazioni hanno già raggiunto le panchine, ultime indicazioni da parte dei coach. Piacenza che in settimana, mentre abbiamo questi ultimi secondi, ha fatto un'amichevole molto utile, non tanto e non solo dal punto di vista tecnico, quanto da quello mentale. Amichevole contro la Fortitudo Bologna al glorioso Paladozzo, quindi un palcoscenico incredibile per la maggior parte dei giocatori, ma non di Serie B, anche di Serie A. Chiunque sogna di giocare almeno una volta nella propria vita lì al Paladozzo. Insomma, una vittoria di due lunghezze non succede tutti i giorni contro formazioni di categoria superiore. È vero, c'erano assenze di qua e di là, ma non importa il risultato, conta che Piacenza sia riuscita a superare mentalmente lo stop dello scorso weekend, quello di cui abbiamo già parlato. Intanto è già pronto, scusa se andiamo così in fretta, ma è tutto in evoluzione. Abbiamo il quintetto di Piacenza, nulla di nuovo, o forse sì. Stanic, Perego, Birindelli, Pedersini, dovrebbe esserci Bruno e non Rombaldoni. Quindi il terzetto argentino con i due Riccardo, praticamente. Esattamente, molto facile da ricordare per noi, perché entrambi, sia Perego che Pedersini, col nome Riccardo, e invece il trio italo-argentino, Bruno, Stanic, Birindelli. Sta per entrare anche la formazione di Alto Sebino, numero 6 Guerrero in campo, il primo ad arrivare, numero 11 Coltro, numero 10 Sabbadini, un altro dei titolari, c'è anche il numero 20 Caversazio, e vediamo quale sarà l'ultimo componente del quintetto, numero 9 Cusenza, come avevi detto tu nel prepartita, avevi presentato loro come lo starting 5 di Alto Sebino, e il coach Giubertoni non ha fatto altro che confermarlo. Quindi ho studiato, Pippo, ho studiato giorno e notte alla perfezione. È tutto pronto per iniziare, palla 2, salteranno Perego e Sabbadini, via, si parte, partita la terza giornata, Bakery Alto Sebino, palla nelle mani di Nicola Stanic, che va da Riccardo Perego, che se la lavora sotto il ferro, cerca di concludere, ottime le mani di Cusenzio, che vanno a sporcare la conclusione di Perego, palla nelle mani di Coltro.
E arriva il cambio difensivo che porta Birindelli su Coltro, quindi adesso a controllare il pallone Caversazio, vuole l'uno contro uno su Pergo, ma arriva Pederzin a strappargli il pallone, Birindelli addirittura a condurre la transizione, e Santiago Bruno, primi due punti per la Becchieri Piacenza, primi due punti dell'incontro, buona difesa da subito da parte dei biancorossi. Sì, palla di nuovo nelle mani di Aldo Sibilo, numero 20, Caversazio che va da Coltro, Coltro contro Birindelli, si alza da tre punti, tripla di Coltro, primi tre punti anche per Aldo Sibilo, una tripla, ha sfruttato il mismatch contro Birindelli Coltro e gli ha sparato la tripla in faccia. C'è Bruno dall'altra parte con la palla in mano, Stanic, l'uscita di Pederzini per Birindelli, un tiro con spazio, la finta di Birindelli che va dentro, riapre per Pederzini, un'altra finta, poi palleggia questo tiro sbagliato, rimbalzo del numero 6. Tanto altruismo da parte di Piacenza che qui si è cercata molto, non c'è un attimo di pausa, dobbiamo subito seguire questa azione di Alto Sebino che prova a ribaltare il lato con Cusenza, adesso Coltro a sfruttare il blocco proprio di Kevin Cusenza, palla sotto, si cerca il mismatch contro Stanic e lo fa molto bene Caversazio, primo fallo subito da lui, primo fallo commesso ovviamente da Nicolas Stanic che, concedimelo, non è troppo d'accordo con questa chiamata. Sì, però l'arbitro ha deciso comunque per il fallo e quindi va a amministrare la rimessa Aldo Sebino con il numero 6 Guerreri contro Bruno, la fa uscire per Cusenza che va in post, si alza con un tiro molto difficile ma a bersaglio Kevin Cusenza. E grandi due punti trovati da Alto Sebino che adesso conduce 2-5, ma Piacenza ha la palla nelle proprie mani. Birindelli finta nuovamente il tiro, poi blocca per Stanic che riceve il consegnato di Perico. Tanto troppo spazio. Ma perché c'è questo spazio? Perché c'è il fallo in attacco di Riccardo Perico che alza immediatamente la mano, se ne accusa. Blocco irregolare, ha aggiustato l'angolo in tempi non consentiti da quello che è il regolamento. E quindi Alto Sebino torna in attacco con Coltro. Prova a farsi vedere un compagno, alla fine arriva in qualche modo il consegnato. Palla nelle mani del numero 20, Caversazio, aspetta l'uscita di Guerreri che si alza, solamente secondo ferro per lui, rimbalzo di Ricky Perego che va a condurre la transizione, aspetta le mani di Nicola Stanis che vede il buco però non lo prende, poi sfrutta il blocco di Perego che va in angolo di Birindelli, un passaggio schiacciato per Perego, un gioco a tre praticamente, non andato a bersaglio perché è intervenuto il numero 9 Cusenza a sporcare la traiettoria di passaggio, quindi rimessa per la Becchieri. C'è da dire, passaggio molto difficile quello cercato da Piacenza. Buon per i biancorossi che adesso hanno 13 secondi per questo attacco. Si fa vedere Santiago Bruno che tira immediatamente. Evidentemente ancora caldo dall'amichevole a Bologna. Ne fece 22, non sono pochi, su 71 di squadra. Va nuovamente a bersaglio, 4 punti per lui, 5 per Alto Sebino che adesso attacca. Cusenza ha troppo spazio da 3 punti ma scheggia soltanto il primo ferro. Pederzini conquista il rimbalzo e attacca quindi la Becchieri con Stanic. Che cerca Perigo, vuole l'uno contro uno, insistito con Cusenza che questa volta nulla può. Rimette il naso davanti la Becchieri, 6-5 dopo 3 minuti di partita, bellissimo canestro di Perigo, lo conosciamo, le sue skills in post, ha portato Cusenza sotto il ferro, c'è adesso dall'altra parte subito Alto Sebino con il numero 20, Caversazio contro Perigo, prova un cambio di direzione, ci mette le mani Birindelli, trova comunque un passaggio d'uscita Caversazio. Per il taglio backdoor di Guerreri, ne appoggia due al vetro, una situazione quasi di gioco rotto, ne è uscito benissimo Caversazio con un ottimo passaggio, ha trovato l'ottimo inserimento di Guerreri, c'è Piacenza adesso in possesso con Pederzini, gliela sporca Caversazio, ha tenuto i primi due palleggi del numero 13 biancorosso, quindi rimessa per la Becchieri con Pederzini che va da Perego, aspetta l'uscita di Stanic, eccolo servito Stanic contro Coltro, prova ad andare dentro, subisce fallo, ha messo le marciate Nicola Stanic, è stato costretto al fallo Coltro. E con quel ball ending sicuramente Nicola Stanic è difficile da marcare, insomma ho visto situazioni in cui il difensore ha vita più tranquilla, diciamo così. Birindelli prova a farsi vedere, non è lui a ricevere ma è proprio Nicola Stanic che attacca sul cambio difensivo. Passaggio in uscita dove non c'è nessuno se non coach Coppeta e quindi arriva la palla persa da parte dei biancorossi. Può tornare in attacco Alto Sebino che conduce di una lunghezza, Pippo. Sì, palla nelle mani di Coltro. Attacco per Alto Sebino con Guerreri, serie di passaggi, Sabbadini,
C'è Caversazio, largo contro Pedersini, non si è mosso molto nell'attacco di Alto Sevino. Poi Coltro, un paio di finte di tiro, adesso il mismatch contro Birindelli, quello che voleva Alto Sevino, cioè il mismatch precedente. Palla poi per Sabatino, che Sabatini che ha chilometri per tirare, ma lo sbaglia, palla che entra ed esce e che ritorna nelle mani di Piacenza. Tanta sfortuna per Alto Sevino, che aveva costruito veramente bene, passaggio dentro, passaggio fuori e tiro piuttosto semplice. Bruno si prende un altro tiro, prova ad appoggiarsi al tabellone, lotta come un leone Ricky Perigo, ma alla fine sono quelli da maglia blu, ovvero Alto Sevino, ad uscirne vincitori. Si va nuovamente da Caversazio, che apre il proprio palleggio, nuovamente l'uno contro uno su Perigo, che prova a stargli vicino. Arriva la tripla del 6-10, ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Alto Sevino sta giocando una partita veramente solida, veramente solida, e poi comunque segna da tre, che comunque per fare una partita solida è una percentuale importantissima. Qua dentro Pedersini con la moto trova Birindelli, che rischia il 2-1, facendo saltare letteralmente la difesa di Alto Sevino, prendendo fallo e andando in lunetta con i due liberi. Sì, diciamo che qua sono saltati più o meno tutti, anche noi abbiamo quasi abboccato a quella finta. Due tiri liberi in arrivo per Duilio Birindelli. Vediamo il primo. Bersaglio. Il numero 20 biancorosso a Bersaglio con il suo primo punto della serata. E sbaglia il secondo, va a rimbalzo il numero 9 di Alto Sevino, poi palla nelle mani di Caversazio contro Pedersini, che lo tiene, la difesa solida di Pedersini, che poi se lo lascia scappare personalmente per un secondo ed è costretto al fallo, che Alto Sevino amministrerà con una rimessa. Palla nelle mani di Caversazio, sempre lui, tanti palloni giocati da Caversazio. Coltro da Sabatini, ancora Coltro contro Stanic, serie di blocchi per Coltro, palla nelle mani del numero 20 Caversazio, che si alza ancora da tre, ci ha preso gusto, questa volta è un airball con la palla che finisce direttamente fuori e Piacenza potrà ripartire da una rimessa dal fondo con Nicola Stanic in possesso di palla. 7-10 il punteggio quando è passata metà del primo quarto. Birindelli aspetta l'uscita di Pedersini, taglio dietro la linea di Bruno contro Cusenza, va dentro Bruno, gliela viene spizzata, poi l'ultimo tocco è ancora di Bruno. La difesa qua di Alto Sevino, diciamo, aveva perso Bruno, poi un guizzo ha toccato la palla del numero 8 biancorosso e gliel'ha fatta perdere. Esatto, Cusenza aveva perso il proprio uomo, ma poi ha avuto quella lucidità mentale di toccare il pallone nel momento giusto, poi Bruno non ha potuto far nulla in quella frangente. Coltro aspetta l'uscita di Correri, che riceve, vuole assolutamente il blocco di Sabatini, poi alla fine si va da Cusenza, che con 3 secondi va ad inventare sulla linea di fondo, quasi trova 2 punti dal cilindro, quelli del 7-12, 2 possessi quasi pieni, ma Stanic è già di là, sbaglia incredibilmente questo appoggio al tabellone, si scatena in contropiede Alto Sevino, Piacenza ne esce in qualche modo illesa, si stava aprendo un altro contropiede che avrebbe potuto fare molto, ma veramente molto male alla formazione di coach Coppeta. Ah, un fischio degli arbitri semplicemente perché la rimessa deve essere fatta sul lato lungo. Dicevamo, Piacenza che in questi 6 minuti sta faticando un po' il tiro, perché comunque tira col 43% contro il 56%, ma poi anche in difesa alcune cose andranno regolate, vedremo nel corso della partita. Perigo intanto prova a lavorare in post in questo momento, in questa situazione immarcabile da Cusenza. Il classico Ricky Perigo, direi. Sì, non c'è nessuna parola da aggiungere, nulla di nuovo. Coltro col passaggio sotto per il numero 6 Correri, perso dalla difesa della Beccari proprio sotto canestro, è stato costretto al fallo Santiago Bruno, e quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, Gorreri va in lunetta per i due liberi, punteggio che è fermo sul 9-12, due liberi per il numero 6. Dicevamo in precedenza, Luca, il ritmo della partita Alto Sevino lo sta alzando, ecco, sarebbe opportuno ora per la Becca cercare di abbassarlo, perché Alto Sevino ogni qualvolta che può alzare, mettere il piede sul pedale, lo fa. Tanto Gorreri va a bersaglio con entrambi liberi, rimette 5 punti di distanza tra le due formazioni. Palla nelle mani di Nicola Stanic, c'è Pedersini, eccolo servito, partenza vuoto di Pedersini che si porta l'avversario sotto al ferro e va a segnare. Gran partenza di Pedersini, è stato poi anche raddoppiato, è andato su verticale e ne ha appoggiati due al vetro.
Ah, Pedersen è rimasto semplicemente in partita da quel di Lecco, dove ne fece 23. Per parlare sempre di giocatori on fire, intanto il passaggio d'uscita per Guerrieri, riceve Caversazzo che poi chiude nuovamente il palleggio. 5 secondi, dovrà affrettare in qualche modo Cusenza, che si alza su fila di sirena. Scheggiato il primo ferro, rimbalzo di Bruno, che non ha troppa intenzione di alzare i ritmi. Ultimo tocco di Coltro, e quindi con 20 secondi nella metà campo di attacco, oltretutto potrà iniziare l'attacco da Vecchia Piacenza. Palla nelle mani di Santiago Bruno, pronto a farla ripartire la manovra. Eccola qua, Nicola Stanic a tirare a doppio, poi passaggio di uscita molto ben fatto per Perego. Molto ben fatto il passaggio di Stanic, Perego si è fatto trovare pronto. Diciamo, quando l'azione viene costruita in questo modo, il canestro è una conseguenza quasi certa. Sì, Perego non è che si fa trovare pronto, Perego è sempre pronto, e semplicemente Stanic gli mette un cioccolatino in mano. Palla per Coltro, che gioca nuovamente a due con Caversato, poi il ribaltamento per Guerrieri, che fa una gran finta, poi forse va a impelagarsi fin troppo. Coltro si alza allo scadere e realizza la bomba del 13-17. Parlavamo prima di azioni ben costruite, questa di Alto Sibile è stata perfettamente costruita, la tripla di Coltro è stata solamente una conseguenza. Quindi Stanic, Pedersini, la becca deve trovare punti per rimanere in partita. Partenza di Birindelli splendida, e anche movimento in area splendido, peccato la conclusione che è stata leggermente sporca. Dall'altra parte Guerrieri, tripla, subisce il fallo. Ed è un'ingenuità da parte di Santiago Bruno per due motivi: è un fallo sul tiro da tre punti ed è il secondo fallo personale. Mancano poco meno di due minuti, ecco, vediamo il numero 8 in maglia bianca uscire, al suo posto Filippo Guerra, e non ha alternative con Scoppetta, un giocatore che sta facendo così bene va a commettere il proprio secondo fallo, per, tra l'altro su una situazione come un tiro da tre punti in cui tutto è richiesto a meno che essere così tanto aggressivi. Intanto va a segnare il primo tiro libero Guerrieri, per quello che è il più 5, massimo vantaggio fino a questo momento eguagliato e superato perché c'è il secondo. Leggera incomprensione tra arbitri e tavolo, può essere tirato in questo momento il terzo tiro libero per Guerrieri, anche questo bersaglio, 13-20, esce proprio Guerrieri, al suo posto esordisce Borghetti con il numero 16, che va subito a francobollarsi a Pappo Guerra, ma il portatore di palla designato è Stanic. Seguiamo questo attacco piacentino con Stanic che lascia sul posto, manda per le terre Coltro e realizza due punti di pregevole fattura. Si deve asciugare il parquet, dove Coltro è scivolato su quell'ankle breaker, come dicono quelli bravi dall'altra parte dell'oceano. Sì, bellissima azione di Stanic, che diciamo, ha fatto valere tutta la sua esperienza contro un giovane come Coltro. Ha sfruttato il fisico, ha sfruttato la tecnica, ha mandato Coltro per terra e ha segnato un jumper da 4 metri. Sicuramente nei montaggi video che faremo questa notte, domattina, questo, se ripreso nel migliore dei modi, non può non rientrare. Gran giocata, si può riprendere a giocare intanto. Abbiamo approfittato per dire le nostre due stupidaggini che ci stanno, per alleggerire anche un po' questa partita che comunque sta scorrendo via bene. Ritmi interessanti, un paio di soluzioni tattiche, niente male. Vediamo questo attacco di Alto Sebino, Pippo. Sì, palla nelle mani di Cusenza che va da Caversazio contro Perego, che allunga la difesa su di lui, poi la tripla dall'angolo di Sabbadini, ben contrastata da Pirindelli, prova subito il contropiede Stanic per Perego, la classica giocata di cui abbiamo parlato ampiamente settimana scorsa e due settimane fa, che abbiamo visto ampiamente in prestazione. Stanic prende il rimbalzo e va lungo per il compagno che è partito, ecco, diciamo che è andato in fuga. Stanic lo prende con un passaggio lobo. Stanic to Perego, il nuovo leitmotiv di questa Vecchieri, e intanto Birindelli prova a fare una magia dopo aver rubato il pallone, va a subire un fallo, non lo manderà in lunetta per Alto Sebino, soltanto il terzo fallo di squadra. Ha tentato una magia vera, far passare il pallone da una parte, tutto il proprio corpaccione dall'altra, non è riuscita, ma appunto soltanto perché c'è stata l'opposizione fallosa del diretto avversario.
intanto prosegue la girandola di cambi, entra con la numero 23 Conte, esce Coltro. Ecco, questo qua è uno dei ragazzi più interessanti di Aldo Sibino, secondo assolutamente, me. Assolutamente, classe 97, ci sarà da tenerlo d'occhio, perché Aldo Sibino, lui come diciamo leader della second unit, per parlare come quelli bravi, potrà essere un vero problema per la Beccari. Qua intanto Stalic prova a portarlo subito a scuola, fargli capire com'è l'antifona di stasera, ce la fa, lo porta sotto il ferro e subisce il fallo. Hai detto bene, classe 97, Stanic ha quei 13 anni di esperienza in più che in queste situazioni, in questi frangenti, sono sicuramente, si fanno sentire, ecco. Assolutamente sì. Stanic in lunetta adesso, Becker 17, Alto Sibino 20, nell'ultimo minuto del primo quarto. 18 a bersaglio Nicola Stanic con il suo terzo punto. E arriva anche il quarto, puntuale, 19-20, la Becker dopo essere stata sotto di 7 lunghezze ha messo subito un 6-0 di parziale, per far capire che comunque non ci tiene a tornare sotto come è successo settimana scorsa. C'è subito Alto Sibino dall'altra parte con Sabadini, la tripla, altro errore per lui, comunque ottima conclusione anche questa, prova Pedersini a spingere il contropiede, c'è Bergo, finta di tiro, va da Stanic che organizza la manovra, va dentro, no look pass per Birindelli in angolo che la fa uscire per Pedersini, altro extra pass, Guerra va dentro, prova l'ennesimo extra pass sbagliandolo purtroppo, Piacenza l'aveva costruito in maniera ottimale, peccato l'ultimo passaggio di Filippo Guerra si è finito nelle mani di Alto Sibino. Intanto la tripla mandata a bersaglio da parte del numero 16 Borghetti, Guerra non ha sbagliato a fare un passaggio in più, ha sbagliato il destinatario, mentre Stanic sbaglia sulla sirena. C'era Pedersini in angolo, libero, però coperto nella visuale da parte di Birindelli, a cui ha cercato di passare il pallone. Fatto sta che è arrivata quella palla persa, che poi è stata sanguinosa. Tre punti di Borghetti che fissano il punteggio su questo 19-23 al primo mini intervallo. Sarà interessante anche vedere quali saranno le soluzioni e i correttivi scelti dalle due panchine, perché ci sono diverse cose su cui lavorare. Innanzitutto un dato che mi sta sorprendendo, lo sto guardando in questo momento, confronto statistico percentuale al tiro, Piacenza 57, Alto Sibino 50, stiamo parlando di, nel caso di Piacenza, cifre altissime, nel caso di Alto Sibino cifre comunque molto alte. 50% è una gran bella statistica, oltretutto rafforzata dal fatto di aver preso 14 tiri dal campo, 4 su 10 da 3. Assolutamente sì, diciamo che la percentuale di 3 è quella che ci ha punito la Becca di settimana scorsa. Non è diciamo che non è cambiato niente in questi primi 10 minuti, perché Alto Sibino sta bombardando pesantemente da oltre la linea. Nonostante i tre errori di Sabadini, al 2 su 2 di Colto importantissimo e l'1 su 1 di Borghetti, quindi due giocatori dei quattro complessivi che hanno provato la lunga distanza sono col 100% dal campo, e questa qua è una statistica molto importante, perché se poi andiamo a vedere i tiri complessivi, Alto Sibino ha solamente fatto, anzi non ha fatto un tiro in più, perché entrambi sono a 14 tiri tentati dal campo, i 5 su 5 ai liberi di Alto Sibino fa assolutamente la differenza, precisissimo assolutamente anche il numero 6, ovvero Correre con 7 punti, è proprio lui a guidare in fase offensiva la formazione di coach Giubertoni, che adesso è pronta a ripartire, mancano solamente 10 secondi alla fine della pausa che è esattamente in mezzo tra primo e secondo quarto, 4, 3, 2, 1 e siamo pronti per ripartire. Addirittura il countdown, bellissimo, grazie Pippo, siamo pronti, Alto Sibino con la rimessa in gioco. Nelle mani di Borghetti si va dal numero 23 Conte, quindi può iniziare ufficialmente questo secondo quarto. Attacca quindi Alto Sibino col pallone schiacciato a terra, Caversazio fermato da un fallo da parte del numero 13, ovvero Ricky Pedersini. Sì, forse qua un po' troppo fiscali gli uomini in grigio, perché Pedersini ci è rimasto un po' perplesso dopo questo fischio qua,
non completamente soddisfatto della chiamata degli arbitri. Altosivino è già con la palla in mano, con Conte contro Guerra, una sfida tra due, classe 97, Conte lo porta sotto il ferro, Guerra fa comunque un'ottima copertura, costringe a un tiro difficile, il numero 23, Blu, e quindi la Beccari è pronta a ripartire con Pederzini, che porta Caversaccio sotto il ferro e subisce il fallo del numero 20 degli ospiti. Pederzini andrà in lunetta per due liberi. Anche qua coach Giubertoni e anche il numero 20 ci rimangono un po' di sasso per il fischio degli uomini in grigio, però il fischio ormai è stato fatto, quindi Pederzini andrà in lunetta con due liberi. Il punteggio non si è ancora mosso nei primi 30 secondi del secondo periodo. In lunetta Riccardo Pederzini, che ha due punti a referto con due rimbalzi e un assist. Sbaglia il primo, il numero 13 bianco rosso. Vediamo quello il secondo. A bersaglio il secondo, 20 a 23. Allunga la difesa con Scoppeta. E Conte insieme al numero 16, ovvero Borghetti, la scavalcano con grande abilità. Palla in mano numero 20, Caversazio, che contro Maresca, bellissimo movimento di Caversazio, bellissimo canestro del numero 20 in maglia blu. E ha fatto proprio esordio in questa partita Maresca, che adesso prova a farsi vedere, mentre Stanic lavora invece sul tabellone, lo bacia nel punto giusto, trova i due punti del 22-25. Abbiamo giocato il primo minuto di questo secondo quarto e attacca Altosebino col consegnato di Cusenza per Borghetti. Si rimane fuori dall'arco di 6.75. Nuovamente Borghetti, ora si va dentro, sbaglia canestro. Fischio degli arbitri. Borghetti ha calpestato la linea laterale, quindi non vale la conclusione pesante che si era preso dall'angolo. Torna in attacco Piacenza con quello che potrebbe essere il pallone del meno uno, o perché no della parità in caso di conclusione pesante da parte dei ragazzi di coach Claudio Coppeta, che ora è praticamente in campo a dare le ultime indicazioni ai suoi in vista di questo possesso offensivo. Possesso offensivo che inizia in questo momento dopo il superamento della metà campo. Pederzini contro Cusenza, vuole l'uno contro uno, lo manda al bar e appoggia i due punti del 24-25. Grande canestro di Pederzini, grande partenza, ha lasciato sul posto Cusenza, è andato al ferro ad appoggiarne due con delicatezza. Dall'altra parte Sabbadini, altra tripla per lui e seconda airball di Sabbadini, che diciamo non sta prendendo le misure con la lunga distanza. Ha sbagliato l'ennesima conclusione per lui e la Beccari può avere il possesso che le permetterebbe di ritornare in vantaggio. Andiamo a vedere cosa costruiranno i ragazzi di coach Coppeta. Ancora Pederzini, è lui che amministra la palla, va ancora dentro a tutta velocità, poi è costretto a tornare fuori, Perego finta nel consegnato e poi va a appoggiare al ferro. Gran canestro di Ricky Perego, che è il primo della partita ad andare in doppia cifra, 10 per l'ex Orzi Nuovi. Bellissimo canestro, bellissimo movimento, tutta l'esperienza dalla sua. Altosebino dall'altra parte con il numero 20 Sabbadini, Caversazio contro Perego, prova a disorientarlo, va fuori da Guerreri, ha la mattonella da quella posizione Guerreri, lo sappiamo, è un tiratore molto affidabile, è andato a bersaglio, 26-28, la Beccari era tornata davanti, ma Altosebino è subito messo il naso davanti, gran palla, no look di Stanis per Perego, pareggio sul 28 pari. E ritorna il Stanic Tuberio, mentre c'è la rubata di Guerra, che appoggia i punti del nuovo vantaggio Beccari, 30-28. E mantiene altissima la pressione Pappo Guerra, che adesso è nuovamente francobollato al diretto avversario. Questa volta esagera con la pressione difensiva, va a commettere il fallo. Sì, ma diciamo che questo fallo è un fallo che può piacere a coach Coppeta, che non disdegna i rimproveri a Pappo Guerra, però non disdegna nemmeno i complimenti quando se li merita. Un cambio in casa Beccari, è uscito Maresca, è entrato Guaccio, under per under, ed ecco che arriva la ramanzina puntuale di coach Coppeta al suo numero 17. Palla che torna nelle mani di Altosebino, Sabbadini contro Guaccio, molto lontano dal ferro, Guerreri, Caversazio, si scambiano la palla 9-3, ancora Caversazio contro Perego, parte in backdoor Borghetti, poi sbaglia l'appoggio,
Pappo Guerra gliela soffia. Dall'altra parte Guaci in contropiede, prova l'appoggio Mancino, salta per ora, rimbalzo, tocca appena, e quindi Guerreri prova a correre a tutta velocità, va dentro, tarda il passaggio, Conte movimento sulla linea di fondo e poi a bersaglio. Fase molto confusa del match, la risolve Conte con un appoggio al vetro. Non solo confuse, ma di grandissima energia, come quella che ha messo Stanic in questo caso. Le squadre hanno alzato improvvisamente i ritmi. Sì, non sarà il massimo dal punto di vista di pulizia tecnico-tattica, però è piacevole da vedere, perché sono due squadre che stanno giocando a viso aperto, non hanno paura di buttarsi dentro, di cercare il contatto, di cercarsi tra compagni, mentre c'è un doppio cambio fuori Perego e dentro Birindelli per Piacenza, fuori invece per quanto riguarda Alto Sebino il numero 10 Sabbadini, è rientrato Cusenza, può tornare in attacco Piacenza con 20 secondi, Stanic che ha il possesso di palla, cambio difensivo, c'è spazio per lui, si prende il tiro, è da due punti, torna avanti Piacenza. Che bella partita Pippo, 8 punti Nicola Stanic, bellissima partita, molto godevole, grande ritmo, lo dicevamo in fase di prepartita, con l'Alto Sebino che adesso prova a riagguantare la Beccari. Numero 20, Caversazio, lui che ha giocato veramente tantissimi palloni, un po' il playmaker offensivo. Caversazio, benissimo, e poi Guaccio, dal nulla, oscura la vallata, palla che vola in rimessa laterale. Caversazio aveva fatto un ottimo movimento, aveva scaricato per un compagno che è andato per il layup, convinto che non ci fosse nessuno, è arrivato Guaccio a tutta velocità, un cacciabombardiere, con la mano sinistra ha spedito la palla in rimessa laterale. Caversazio contro Guaccio, esagera Angelo Guaccio per gli arbitri, va a commettere fallo, è un peccato perché erano due i secondi che rimanevano ad Alto Sebino per andare a concludere. Guaccio commesso fallo, Andrea Lunetta, Caversazio per provare a riportare la partita in parità. Sì, Guaccio ha fatto una grandissima giocata difensiva nel primo caso, mentre c'è il primo tiro libero sbagliato. Nel secondo forse si è fatto prendere un attimo dal fatto di aver fatto una gran giocata in precedenza, 1-2, mentre c'è un cambio alla prossima occasione è utile. Rientrerà Santiago Bruno con qualche patema, però la palla comunque entra per quanto riguarda Caversazio, che sale così a quota 7 punti personali. Fuori Pederzini, si abbassa il quintetto di Piacenza con Guaccio che sostanzialmente agirà da numero 4, si fa vedere Bruno che riceve immediatamente il pallone, lavora in palleggio contro Guerreri, poi cerca il passaggio sotto per Birindelli, si crea spazio con un gran lavoro sul perno. Tecnica, classe, tutto quanto in una giocata da parte di Duilio Birindelli, che adesso va a raddoppiare su Borghetti. La palla dovrebbe essere per Piacenza perché il giocatore in maglia bianco-blu ha calpestato la linea di fondo. Torno un attimo sul canestro precedente, a scuola da Birindelli potremmo chiamarlo. Scuola, bus acceso e tutti a bordo. Attacca Stanic. Attacca Stanic, scusa Pippo. C'è un fischio da parte degli arbitri. Si rimane con il possesso per i biancorossi, 14 secondi ancora per i biancorossi in attacco. C'è time out però, chiesto da coach Giubertoni, e quindi quando sono 5:24 ancora da giocare nel secondo periodo, 34 Beccari, 32 Alto Sebino. C'è una piccola pausa, diciamo che serve anche a noi perché il ritmo della partita è veramente alto, è veramente sostenuto. Lo dicevamo in fase di prepartita, c'era il rischio, non è che c'era il rischio, però diciamo c'era l'opportunità, la balia di tanti ritmi, è così, è finora almeno. Ma noi non possiamo che essere contenti di questo, e intanto andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i risultati dagli altri campi. Si gioca in tutti i gironi, concentriamoci su quello che è il girone B. Olginate conduce di una lunghezza su Vicenza e Forlì è a più 7 su Lecco. Queste sono le uniche partite, oltre ovviamente a Piacenza Alto Sebino, che state seguendo insieme a noi, che si stanno giocando in questo sabato sera di metà ottobre. Ci sono anche altre partite come la diretta su
sempre su LNP Channel, Alba Omegna, anche lì partita molto interessante, ma sono già all'intervallo, quindi restate qui, guardate questa partita insieme a noi, non guardiamo l'altro girone. Esatto, ci sarà tempo per l'altro girone, ora c'è tempo per Alto Sebino, per Becker e Alto Sebino, e c'è tempo per i 14 secondi dell'attacco bianco-rosso che iniziano con Guaccio, adesso Stanic aspetta l'uscita del connazionale Santiago Bruno, nuovamente Guaccio, questa volta spalla canestro, va a incasinarsi, scusate il termine non proprio finissimo, fa un mezzo pasticcio, palla persa per infrazione di passi, 34-32 attacca Alto Sebino. Un francesismo da parte tua. Sì, diciamo così. Basta sì, dall'altra parte Guerrero si alza da tre. Guerrero è veramente una sentenza, lo dicevo poco prima, un tiratore veramente affidabile, ha messo un'altra tripla nella sua serata e Alto Sebino ha rimesso il naso avanti. Ma sono soprattutto 13 punti di Guerrero, sicuramente top scorer di questa partita, Filippo Guerra, giocata di energia. Canestro, fallo, ce n'è per tre Pippo, ce n'è per tre. Speriamo ce ne sia per tre, faccio un piccolo endorsement a Filippo Guerra, me lo consentirete, un giocatore che diciamo ogni tanto commette diversi errori, però sta veramente facendo una partita di buon livello, sta giocando con l'energia che gli chiede il coach e i risultati sono qua a testimoniare. A bersaglio, appunto, con l'ultimo libero, siamo a 37-35, sono 5 i punti di Filippo Guerra dalla panchina. Esatto, non dimentichiamoci mai, parliamo di un ragazzo classe 97 che è al primo anno soltanto da senior, e quindi senior ovviamente nel senso che non disputa campionati giovanili. Attacca Alto Sebino che alla fine trova molto bene Cosenza, c'è il cambio immediato da parte di coach Coppetta che non ha apprezzato quanto visto in questo caso, si alza quindi Ricky Perigo, lo vedremo alla prima occasione utile, lavora sulla linea di fondo Guerra, non può ricevere quindi il blocco per liberare Stanic, schiaccia a terra per Bruno, lui sì, si prende il tiro da tre punti sbagliato, trova il tap out Guaccio, è lui l'ultimo a toccare secondo gli arbitri ed è anche lui a lasciare il terreno di gioco evidentemente. Sì, torno un attimo sul canestro precedente, c'è stata una gran palla di Caversazzo, l'abbiamo detto precedentemente, il playmaker offensivo di Alto Sebino, già 4 assist per lui, veramente un'abilità nel passare la palla, nel trovare i compagni, assoluta. Intanto la Beccari qua va a recuperare palla con Ricky Perigo per Stanic, prova a innestare le marce alte, poi ci ripensa, c'è Borghetti su di lui, il blocco di Perigo, cambio difensivo, Stanic chiude il palleggio, trova Bruno che punta Borghetti, passaggio in uscita per Stanic da 3, Nicola Stanic, 40-37 più 3 Beccari. Ed è la prima tripla mandata a bersaglio da Piacenza, che di per sé non è una notizia, è la notizia invece la stoppata di Perigo a cui seguono i punti da parte di Alto Sebino. Sono soltanto 3 i tiri da 3 punti presi da Piacenza contro i 22 da 2 punti per i biancorossi, le squadre stanno giocando in maniera praticamente opposta. Intanto seguiamo questo attacco, avremo modo anche nell'intervallo di parlare di queste cose. Birindelli ancora una volta da 3 punti, Piacenza ancora una volta perché sono 3 triple consecutive, questa volta sbagliate. Sì, peccato prima perché Perigo aveva fatto una grande stoppata simile a quella di Guaccio, tra l'altro dall'altra parte Guerra va a spizzare palla, Perigo si tuffa e la palla viene riconquistata dalla Beccari. Chiama time out coach Coppetta, vuole pensare a come attaccare la difesa di Alto Sebino. Torno un attimo sul canestro precedente che è stato fermato qua dal recupero Beccari. Peccato per Perigo, ha fatto una grande stoppata simile, anzi identica a quella di Guaccio fatta poco fa, e al Borghetti, però la palla è rimasta lì, Borghetti non ha fatto altro che recuperarla e andare a segnare 2 punti su un altro passaggio di Caversazzo. Non mi stancherò mai di dirlo, sta facendo una partita veramente ottima il numero 20 dei ragazzi di coach Giubardoni, 7 punti, 4 assist, 4 falli subiti, diciamo che buona parte dei 39 punti degli ospiti è anche e soprattutto merito suo, oltre ai 13 di Guerrero. Casa Becker invece ne abbiamo 12 di Perigo con un 6 su 7 dal campo, quasi perfetto il numero 9 biancorosso, ce ne sono 11 di Stanic con 7 assist, quindi siamo già quasi per la doppia doppia per Nicola Stanic,
ne abbiamo 5 di Pedersini, che non è ancora rientrato dopo la pausa. Ne abbiamo 4 di Bruno, 5 di Guerra come vi ho detto prima, e 3 per Birindelli al secco. Tutti gli altri interpreti della partita per Coach Coppeta. Quindi siamo pronti a ripartire quando sono 2.59, quindi 3 minuti da giocare. E Beccheri, la Beccheri conduce di un punto, 40-39 su Alto Sebino. Palla nelle mani di Stanic contro Coltro, è rientrato anche il numero 11, che appunto va a recuperare palla su un passaggio un po' pigro del numero 7 italo-argentino biancorosso. Coltro dall'altra parte contro Stanic, appunto, che vorrà rifarsi dal brutto attacco. C'è Gorreri contro Bruno, la difesa Gorreri, ottima difesa di Bruno. Sabadini poi per Coltro, prova altra difesa ottima di Bruno, poi Cusenza va dentro. Sabadini qua, una giocata intelligente, perché fa il blocco sull'aiuto difensivo e lascia andare Cusenza al ferro. 40-41 in campo. Perego contro Sabadini. Perego ancora, la fa uscire per Guerra, passaggio per Birindelli che va dentro a tutta velocità, gliela tocca Sabadini e gliela toglie. Protesta Birindelli, ma l'intervento mi sembrava regolare. Dall'altra parte Coltro va da Cusenza, va su dritta la difesa, anzi va su dritto Ricky Perego, trova la stoppata ma con fallo, per cui due liberi, due liberi in arrivo, esatto, per Cusenza. Mentre manca, siamo entrati nei due minuti che ci porteranno all'intervallo lungo. Tornata avanti Alto Sebino, che ha la possibilità di allungare ulteriormente, e lo fa innanzitutto con questo primo tiro libero da parte di Kevin Cusenza. 4-0, 4-2, che rimane tale dopo il secondo libero sbagliato. Perego aspetta un compagno, trova Guerra che chiama lo schema su per la metà campo, può iniziare l'offensiva biancorossa. Adesso Guerra torna sulle sue, riceve nuovamente il pallone, adesso Stanic si lavora per liberare Santiago Bruno, che si prende la conclusione da due punti, ma la manda soltanto sul primo ferro e quindi può attaccare nuovamente Alto Sebino, che in questo momento sta controllando un attimo il gioco, non tanto e non solo perché è tornata avanti, ma perché sta, per quanto Piacenza abbia difeso bene in precedenza, costruendo buoni tiri, come in questo caso. Immediato il time out da parte della panchina biancorossa, in precedenza se non sbaglio chiamato da Alto Sebino, questa volta sì da Piacenza, perché Coppeta vuole assolutamente parlarci su. 40-45, mentre lo speaker annuncia il cambio, fuori, fuori Guerra, dentro Pedersini. Sì, torno un attimo sulle percentuali da tre punti. Prego. La Beccheri tira 1 su 4, quindi pochissime conclusioni e 25%. Alto Sebino tira 7 su 14, il 50% da 3. Buona parte di questi 45 punti, anzi diciamo la metà di questi 45 punti, vengono da dietro la linea di 3 punti. 5 su 5, 2 su 2 scusate, per Gorreri, 3 su 3 per Coltro, 1 su 1 di Borghetti, solamente Sabadini sporca le percentuali di squadra, per il resto è quasi un percorso netto per gli ospiti. Sì, e ti dirò di più, stiamo parlando di due squadre che dal campo complessivo tirano col 63% e 60%, una situazione di punteggio alto ma non altissimo. Per carità, la proiezione può essere di oltre 50 in questo primo tempo, quindi punteggi veramente molto alti. Però non parliamo di cose stratosferiche, percentuali però tali sono. C'è da dire che ci sono 7 palle perse per Piacenza, 9 per Alto Sebino, che insomma vanno a bilanciare un attimo questa situazione. Ovviamente con così pochi errori sono bassi anche i dati dei rimbalzi, 13-10 per gli ospiti, ma del resto se ci sono pochi errori sono pochi rimbalzi giocabili. Intanto attacca Piacenza, Pippo. Con Stanic che si alza da 3 punti, forse subisce fallo, forse no. La palla cade nelle mani di Borghetti dopo l'errore di Nicola Stanic, che la affida a Coltro. È lui che organizza la manovra, soprattutto in assenza di Caversazio, vero play offensivo. Palla nelle mani di Cusenza, che la fa uscire per Sabadino. Serie di passaggi nell'attacco, attacco circolare, poi Coltro va dentro a tutta velocità. Va, ottima difesa di Stanic, che obbliga un tiro difficilissimo a Coltro e va e permette a Ricky Perego di conquistare il rimbalzo. Dall'altra parte Pedersini, appena entrato, fa uscire la palla per Stanic, palleggia l'arresto e tiro, si accorge per prima di aver sbagliato il tiro e va a riconquistare il rimbalzo.
di pura energia Nikola Stanic, che adesso decide di pensarci su. 8 secondi per l'attacco Beccari, allunga la difesa il numero 9 Cusenza e commette fallo, quarto fallo per gli ospiti, quindi non ci sarà lunetta per i biancorossi. C'è time out di Alto Sebino, che sicuramente vuole parlare innanzitutto di questa difesa e poi di quello che sarà l'ultimo possesso, perché mancano 25 secondi e 60, 14 saranno occupati dall'attacco dei biancorossi e poi si parlerà dell'attacco di Alto Sebino, quindi due situazioni da controllare per quanto riguarda il coach ospite e ovviamente anche per quanto riguarda il coach Claudio Coppeta, che dovrà tirare fuori il meglio dalla sua squadra, che in questo momento, ricordiamolo, ma lo vedete anche in sovrimpressione, deve recuperare 5 punti, 40 a 45. Insomma, dovrà tirar fuori, chissà, forse un coniglio dal cilindro, perché quest'Alto Sebino sta dando del filo da torcere notevole nel corso di questi praticamente 20 minuti di gioco. Da valutare quali saranno le risposte piacentine adesso e dopo l'intervallo, quali saranno le energie fisiche e mentali di entrambe le squadre nel corso della partita, Pippo. Assolutamente sì, perché questa è una componente importantissima, perché vedremo come le squadre rientreranno nel terzo quarto e come appunto proveranno ad aggredire, ad azzannare la partita. Intanto permettimi di segnalare una piccola cosa, ma ovviamente chi ci sta seguendo non può non averlo notato: Piacenza sta ruotando con ancora meno giocatori, ancora meno esperienza. Non è ancora entrato in campo Capitan Rodolfo Rombaldoni, che solitamente era titolare. Abbiamo aspettato un po' di minuti. In questi 20 minuti non ha messo piede in campo. Probabile che le sue condizioni fisiche non siano ottimali, per quanto abbia comunque fatto riscaldamento insieme ai compagni. Vedremo se sarà utilizzato nel corso della partita, magari con il contagocce. E intanto vediamo questo attacco di Piacenza con Birindelli, finta un po' di tiri, un po' di passaggi, finta tutto, alla fine gli viene sporcato il possesso. Coltro corre in contropiede, attenzione al gran passaggio dentro di Guerreri, che poi rischia quasi di perdere palla. 7 secondi, attacca Alto Sebino con Cusenza che dovrà inventare. Coltro praticamente allo scadere in angolo, sbaglia completamente il passaggio. 15 centesimi per arrivare alla fine. La rimessa è di Alto Sebino, quindi un giocatore di Piacenza ha sfiorato il pallone. Non potrà essere effettuato un tiro su ricezione e tiro, ma soltanto su tocco, perché siamo sotto i 3 decimi. Si cerca la layup, Bruno ci mette una mano. Finisce qui il primo tempo. Beccari Piacenza 40, Alto Sebino 45. Ci prendiamo una pausa e poi analizzeremo questo primo tempo per tuffarci in quello che saranno i secondi 20 minuti di questa sfida, Pippo. Assolutamente sì, ci risentiamo tra poco. A dopo.
E ritorniamo live dal Palasport di Piacenza. Finito il secondo. Finito il secondo tempo, anzi, finito praticamente l'intervallo, Pippo. 1:40 per arrivare. Sa, sparaci due cifre di quelle chiave di questo primo tempo, anche per capire cosa aspettarci. Guarda, sono prontissimo con le cifre, ti dico subito che la Beccari ha due uomini in doppia cifra, Stanic con 11 e Perego con 12, Perego 85% dal campo, 6 su 7, solo conclusioni da 2 per lui, però 6 su 7 dal campo, precisissimo. La Beccari, come abbiamo potuto notare nella fase di pausa che abbiamo avuto, ha avuto solamente 5 conclusioni da 3, 1 su 5 per i ragazzi di Coach Coppeta, bassi tentativi, bassa la percentuale di realizzazione, mentre totalmente opposta a quella di Iseo, di Alto Sebino, scusatemi. Iseo Serrature, bravissimo, Iseo addirittura Serrature, lo sponsor mi Costa stai Volpino, citando. Se vogliamo essere precisi. Comunque dico, totalmente opposta a quella da parte di Alto Sebino, 7 su 14, 14 tentativi dalla lunga distanza e 7 convertiti con due uomini, ovvero Coltro e Guerreri, che insieme mettono 5 su 5 complessivo, insieme a Borghetti e a Caversazzo diventa un 7 su 8 totale per loro. Solamente i tentativi di Sabbadini sporcano questa percentuale, perché per il resto è assolutamente percorso netto per i ragazzi di Coach Giubertoni, che se sono avanti lo devono soprattutto al loro tiro da lontano. E intanto siamo veramente pronti, pubblico sta riprendendo posto in tribuna, le squadre in campo, sta per suonare la sirena, terzo quarto in arrivo, terzo quarto che, lo ricordiamo per l'ennesima volta, inizierà con i padroni di casa che devono recuperare 5 lunghezze. Alto Sebino sicuramente molto più in palla in questi 20 minuti iniziali, dovrà rispondere bene la formazione di Coach Coppeta, che ormai possiamo darlo per ufficiale, deve rinunciare a Capitan Rombaldoni, un infortunio, niente di grave, ma niente che gli permette, ma una cosa che non gli permette di essere in campo oggi, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Partiti! Partiti con palle nelle mani di Nicola Stanic, Santiago Bruno ora, Perego, ancora Bruno, se la scambio di due, portano Perego in post, che se la gioca è costretto a uscire perché era doppiato, Birindelli di tocco, pardon, per Stanic che va dentro, una virata, ottima la difesa su di lui di Caversazzi, quindi Stanic può andare sulla linea di fondo, si alza, va a bersaglio, ma i 24 secondi sono scoccati, per cui canestro non valido, punteggio che rimane sul 40-45 per gli ospiti di Alto Sebino, che ora sono pronti a ripartire con palle alle mani di Coltro contro Santiago Bruno, trova Caversazzo, partenza forte contro Pedersini, prova Guerreri in angolo, altra tripla e primo errore per Guerreri, che ha sparato dall'angolo dopo l'ennesimo passaggio di Caversazzo e ha trovato solamente il secondo ferro. Dall'altra parte Pedersini è chiuso bene, la fa uscire per Santiago Bruno, tripla importante ma sbagliata dal numero 8, bianco-rosso, una tripla molto ben costruita perché Pedersini aveva fatto uscire la palla molto bene per Bruno. Però quando in una serata fai fatica a segnare da tre punti, anche i tiri ben costruiti difficilmente trovano il fondo della retina. Intanto Cusenza finta il tiro, lascia il pallone per Caversazzo, nuovamente Cusenza, tutti su di lui, stoppato da dietro da Pedersini, grande giocata dell'ex Forlì tra le altre, si butta dentro con una zingarata Stanic, trova due punti praticamente da sotto il ginocchio, ha fatto partire il pallone, magia di Nico Stanic, meno 3, un solo possesso, che per come si stava mettendo non è un bruttissimo affare per Piacenza in questo momento. Assolutamente no, perché se fosse entrata la tripla di Guerreri sarebbero stati problemi veri. Ora adesso Guerreri appunto ancora per Sabbadini, partenza su Birindelli, va dentro a tutta velocità, c'è stato un fallo sulla partenza. Ed è il terzo fallo di Santiago Bruno, fallo invece assegnato a Nicolas Stanic, secondo personale, quindi tutto sommato buon per Piacenza proprio in virtù di quello che sarebbe stato il fallo personale di Bruno, ovvero il terzo, cosa che ovviamente Piacenza
con la coperta cortissima che ha oggi non può e non vuole permettersi. Intanto Coltre aspetta un compagno, trova Guerrieri che mette palla a terra, ma Stanic gli sporca il pallone. 5 secondi, Sabadini da 3, da 3 punti. Tutt'altro che contento Birindelli, che manda a quel paese il diretto avversario, ma per un semplice motivo: gli ha segnato in faccia. Bravo lui. Assolutamente sì, si è sbloccato anche Sabadini da lontano, era l'unico che aveva errori per Alto Sebino e si è sbloccato pure lui dalla lunga distanza. D'altra parte Bruno dentro tutta velocità, passaggio sporcato e intercettato da Coltro. Ora Caversazio per Guerrieri, finta il tiro da tre, poi va dentro e c'è un fallo tecnico per Birindelli, credo. No, per Stanic. Per Stanic. Giudicato un flopping, quindi una caduta simulata in seguito a un eventualmente non contatto nella lettura arbitrale. Sarà quindi un tiro libero per Alto Sebino, se ne incarica Guerrieri, e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo del miglior realizzatore di tutta la partita insieme a Stanic, ex aequo 13 punti. Però 5 su 5 finora dalla linea della carità, possibilità di fare 6 su 6, di portare a 3 possessi di vantaggio i suoi, cosa che succede, 42 a 49, e oltretutto c'è il possesso di palla per Alto Sebino. Momentaccio per la vecchia Ripiacenza dopo 2 minuti e 20 all'interno di questo terzo quarto. Sì, sì, è momentaccio, ma questo momentaccio è ben riassunto da Sabadini, l'unico che era 0 su 4 da 3, si è sbloccato anche lui, e queste cose qua sono dei segnali nella partita, perché se si sblocca anche l'unico che fino ad ora non ha segnato da lontano, ecco, forse possono veramente iniziare i problemi per la Beccheri. Beccheri che tira 1 su 6 da 3 punti, che tira con percentuali clamorose da 2 punti, 17 su 25. Bisogna sbloccare sostanzialmente la conclusione pesante, perché più di così da due è oggettivamente impossibile fare. Birindelli con la difesa molto aggressiva deve evitare di eccedere. Intanto si è usciti e la va dentro Cusenza, prende il fallo di Birindelli, scodella due punti e trova l'affondo della retina. Momentaccio che continua per i biancorossi. Esce con il numero 7 Stanic e rientra Filippo Guerra in campo, e ci sarà Cusenza in lunetta per provare a mettere 10 punti tra le due squadre, e puntualmente non segna come diciamo tradizione vuole con i tiri liberi commentati. Dall'altra parte Bruno per Perego, la Beccheri deve assolutamente trovare punti. Palla fuori di Birindelli per Pedersini, ancora per Birindelli, extra pass per Bruno, tripla frontale a bersaglio, tripla fondamentale per la Beccheri. Santiago Bruno è lui che prova a sbloccare, è lui che prova a suonare la carica, tripla molto ben costruita dalla Beccheri, ottimo bersaglio, 45-51 a tabellone, palla nelle mani di Alto Sebino con Coltro. Coltro che cerca un compagno, lo trova in Caversazzo, vuole uno contro uno insistito su Pedersini che gli oscura la vallata. Passaggio senza senso in quanto a direzione da parte del numero 20 in maglia blu, non può arrivarci Guerrieri a meno di essere uno dei fantastici 4. Torna quindi in attacco Piacenza con Pedersini che vuole fortissimamente quella posizione sotto canestro, arriva però la palla persa perché viene raddoppiato, perde la maniglia. Alto Sebino anche in queste cose sta dimostrando una grande solidità mentale, ovvero sì un errore, però rimediamo subito di là. Tanta roba. Sì, sì, tantissima roba, e forse qua ha esagerato un po' Pedersini, che assolutamente. Ha attaccato a testa bassa, senza guardare i compagni, ha trovato la palla persa. Ora c'è Sabadini che si alza da tre, rincominciano gli errori per Sabadini, rimbalzone di Bruno, fallo di numero 6 Guerrieri. Ingenuo, perché comunque aveva saldamente le mani sul pallone Santiago Bruno. Guerrieri nulla avrebbe potuto, anche in caso di strani giri con la mano, per riuscire a strappare quel pallone. Insomma, siamo nel campo dell'irrealtà. Attacca quindi Piacenza con Filippo Guerra, su di lui la pressione da parte di Coltro, ma nessun problema per Pappo nel superare la metà campo. Ogni tanto con i giocatori di Piacenza, come sentite, usiamo i soprannomi. Tato Bruno per nuovamente per Guerra, che si prende il piazzato stoppato da parte di Guerrieri, che ha scivolato bene, saltato coi tempi giusti. Gran difesa da parte del numero 6.
quindi efficace in questo caso da una parte e dall'altra. Sì, sì, difesa competente di Guerrero, nulla da aggiungere. Contro adesso, va da Sabatino che pesca sotto Cusenza, contro Pedersini, gran spizzata da dietro di Pedersini, contro piede di Biorindelli, che carica e si appoggia al vetro! 47-51, parzialino di 5-0 della Beccari, che è ritornato ad aggredire la partita. Parzialino tutto argentino, quello dei biancorossi, che ora sono a meno 4, si fa sentire il pubblico, probabilmente lo sentite in sottofondo anche. Uno contro uno di Cadersalze contro Guerra, non c'è sfida dal punto di vista fisico, infatti Perego è pronto, ma viene colpevolmente lasciato libero per Cusenza da parte di Perego. Non può ovviamente arrivare il lato debole, perché vorrebbe dire staccarsi troppo in quel caso. Ormai era quasi il lato forte, tanto erano posizionati i giocatori in campo, e quindi ingenuità biancorossa. Adesso prova Pedersini, due punti, chiedono a gran voce il canestro valido, si consultano gli arbitri, vediamo qual è la decisione. Fallo intanto è di Cusenza che alza il braccio e il canestro è buono. 49-53, possibilità di singolo possesso di distanza. Pippo, ritorniamo sul per quanto stanno facendo in campo le squadre. Per Piacenza questo sarebbe tanta roba, perché vorrebbe dire stare lì con le unghie e coi denti aggrappato a una partita che è oggettivamente difficile, un po' per dei meriti propri, ma soprattutto per tanti, tantissimi meriti degli ospiti. Sì, torno due cose da parte mia. Pedersini è fondamentale che riprenda il ritmo in fase offensiva. La Beccari necessita tantissimo i suoi punti, appunto arriva puntuale l'errore dal tiro libero. E torno un attimo sulla difesa precedente. Caversazio, con la sua abilità di far uscire la palla, è veramente un rebus per la difesa biancorossa. La fa uscire veramente in maniera perfetta, trova sempre il compagno. Ora ci prova Cusenza da tre, trova solo il primo ferro, tocca il rimbalzo Sabbadini, non tagliato fuori dalla difesa Beccari. E ora palla in mani di Caversazio, abbiamo parlato prima, ribalta al lato per Coltro che pesta la linea laterali, e quindi buona difesa Beccari che riconquista il possesso. E torna in attacco quindi Piacenza con Guerra, che prova a ricevere sulla rimessa, lo fa in un secondo momento tramite Birindelli, si supera la metà campo in questo momento, e quindi il movimento di Bruno lontano dalla palla, dove non può ovviamente ricevere, si va da Pedersini, cerca il gioco spalla canestro, ormai classico, trova il contatto non falloso e trova soprattutto l'errore che permette all'altro Sabino di essere di là, quel gran passaggio. C'è canestro più fallo, fatichiamo anche a capire alcune scelte, ma più che altro perché siamo coperti, perché arrivano con tempistiche non ottimali ma più che legittime. Canestro e fallo quindi da parte di Caversazio, sale a quota 9 punti personali. Non ho capito personalmente a chi sia stato fischiato questo fallo, tant'è, 49-55 è possibilità di salire in doppia cifra per Caversazio qualora mandasse a bersaglio questo tiro libero, e lo fa. Siamo al nuovo più 7 per gli ospiti. Sì, quando ci sono 4 minuti da giocare nel terzo periodo ancora, palle mani di Filippo Guerra, Pedersini riceve frontale, c'è Birindelli contro Sabbadini, prova il palleggio incrociato, perde la maniglia e palla che finisce nelle mani di Conte. Contro Guerra, prova ad attaccarlo, difesa di Guerra su lui, lo costringe al passaggio in uscita per Caversazio, palla ferma nelle mani di Caversazio, arriva il blocco di Cusenza contro Pedersini, Caversazio passaggio dentro per Cusenza che ha mismatch fisico su Bruno, molto ben sfruttato dalla difesa di Alto, dall'attacco di Alto Sibino, che rimette 9 lunghezze tra le due formazioni. Momento difficile la partita per i biancorossi. Piacenza che in questo momento con le rotazioni a 7 uomini sostanzialmente sta faticando e non poco. Birindelli prova a buttarsi dentro, controllo difficilissimo, 3 maglie contro di lui, passaggio d'uscita, extra pass, Bruno si prende un tiro difficilissimo, c'è il fallo da parte di Guerreri a un secondo dalla sirena. Un regalo, perché Piacenza ha preso un tiro difficilissimo con l'uomo in faccia allo scadere, dopo aver costruito non tantissimo, possibilità di 3 tiri liberi, mentre escono Birindelli e Pedersini, dentro Maresca e Stanic. È chiaro che Piacenza dovrebbe anche sfruttare molto
quelli che sono i propri giovani stanti le rotazioni corte. Dall'altro lato capisco anche la situazione, Piacenza fa fatica ad entrare nei giochi, vuole anche tutta l'esperienza in campo, cioè è una coperta molto corta in questo momento. Bruno Bersaglio intanto. Sì, è assolutamente, è un discorso questo qua vecchissimo, quando devi recuperare potresti usufruire della freschezza dei giovani, però magari proprio nel momento difficile non vuoi esporli ad eventuali rischi, ad eventuali fischi anche, e quindi preferisci andare con l'esperienza del tuo quintetto, che magari è anche un po' stato. E intanto Bruno con il suo 2 su 3 porta Piacenza nuovamente a meno 7. Ormai siamo fissi su questi 7 punti di differenza, con ovviamente una piccola molla tra un canestro fatto da una squadra e dall'altra. Alto Sebino va da Conte che si butta dentro, chiude la vallata. Perego, ma ancora più bravo il giocatore col numero 23. Trova due punti del 51 a 60, 2:40 da giocare. Stanic, mentre c'è un fischio lontanissimo dalla palla, vediamo cos'è. Si accusa Borghetti del fallo. Fallo lontano dalla palla, come hai detto tu. E quindi è il quarto di Alto Sebino nel periodo, quando mancano 2:38 da giocare. Il prossimo fallo sarà lunetta automatica. Tanto Perego dentro con la moto a schiacciare. Canestro importante, non tanto per il canestro in sé quanto per quello che ha fatto vedere Perego. È andato a schiacciare in aria, ha detto ragazzi sveglia, proviamo a recuperare. Perego classe 98, giusto? Sì, 98. Classe 98 Perego, al ferro come un ragazzino. Intanto arriva anche a raddoppiare lasciando però Cusenza libero, il quale non si può prendere il tiro in un primo momento, lo fa in un secondo, si rubano il rimbalzo. Bruno e Maresca, non punisce però Alto Sebino, calma per i giocatori in maglia bianca, mentre la telecamera ci segue nell'altra metà campo. Tiro sbagliato da parte di Stanic. Piacenza avrebbe bisogno di questi punti in questi momenti chiave, quando viene fatta una cosa discreta da una parte, farla seguire a una molto buona di là sarebbe cosa buona e giusta anche per rimettere la testa completamente nella partita. Caversazio sulla testa di Perio che nulla può, allarga le braccia, che adesso è da due punti, ma fa comunque molto ma molto ma molto male. Sì, allora lo dico adesso, ma l'ho già detto praticamente per i precedenti 29 minuti, se Alto Sebino dovesse vincere questa partita il premio di MVP è tutto di Caversazio, tutto suo. Firmato col sangue? Assolutamente sì. Ti prendiamo in parola, tanto c'è stato un fischio che porterà in lunetta un giocatore di Piacenza, ovvero Nico Stanic. Serie di cambi, intanto è uscito Cusenza, non ho ben capito chi sia entrato per gli ospiti, lo vediamo subito, mentre Stanic va a bersaglio col primo libero. Dovrebbe essere entrato Sabbadini, giusto Pippo? Esattamente sì, numero 10 Sabbadini, e tanto Stanic va a bersaglio con tutti e due i liberi, ancora meno 7, esce Maresca, rientra Pedersini per la Beckley, 1:20 ancora da giocare, è importantissimo ritornare a contatto quanto più possibile in questi ultimi, diciamo, 60-80 secondi. Intanto sale il ritmo della difesa, Bruno porta a casa il fallo in attacco da parte di Conte che ha sbracciato in questa situazione. Quarto fallo annunciato dallo speaker, quindi Conte è in seri problemi in questo momento. Un solo fallo lo separa dall'uscita anticipata dalla partita, quindi ovviamente si alza Coltro che gli darà il cambio. Sì, 1:12 da giocare. La fine del terzo periodo, Nicola Stanic, adesso è lui a organizzare la manovra. Aspetta il blocco di Pedersini che lo finge, poi Stanic prova a trovare il corridoio per andare dentro, pennellata mancina, subisce il fallo di Coltro, scusate, ancora tutta l'esperienza e tutta la differenza di minutaggio in carriera tra i due ha portato Stanic ad approfittare di Coltro, approfittare nel vero senso della parola, andare a provare a scucchiaiare con la mancina, ha trovato due liberi e sbaglia il primo,
tanti errori per la Beccari, anche dalla lunetta. Soprattutto, no, è il primo, scusate, per Nikola Stanic. 4 su 5 e 5 su 6 ora. 56 a 62 il punteggio, meno 6 Beccari. Palla nelle mani di Colto, in difesa contro Pederzini. Poi Caversazio, c'è Guerrieri che prova a ricevere, sale Colto che tiene la mano ferma, tiene la palla ferma, prova e c'è Bruno a intercettare la palla e poi tutta velocità Bruno dall'altra parte, fallo antisportivo di Borghetti, difesa enorme, enorme di Santiago Bruno, intercettato la linea di passaggio di Colto, è andato fino in fondo, ha subito il fallo di Borghetti e ora andrà in lunetta per provare a ricucire ancora di più il margine tra le due formazioni a soli 40 secondi dalla fine del terzo periodo. A bersaglio il primo libero di Santiago Bruno, che arriva ora ora in doppia cifra, autentico dominatore per la Beccari del terzo periodo. Santiago Bruno a segno anche col secondo libero, importantissimo, 58-62, mancano 41 secondi, la Beccari avrà anche il possesso, è fondamentale tornare a contatto. Vediamo come se la giocherà la formazione biancorossa. C'è Stanic con l'occhio di Perego, cambio difensivo, Stanic dentro con la moto, scarico per Perego, 60 a 62, è tornata in partita la Beccari, di prepotenza, di voglia, di carattere, di tecnica, tutto quello che volete. Borghetti adesso con la palla, c'è Bruno su di lui, fallo lontano dalla palla di Guerra su Guerrieri, protesta anche il numero 11 biancorosso, però diciamo che il fallo c'era, c'erano gli estremi per fischiare. Assolutamente Pippo, Piacenza c'è, risposta in questi ultimi minuti più che convincente, è ancora avanti Alto Sebino che ha la possibilità con Guerrieri di risistemare un attimo il punteggio. Realizza intanto il primo, 6-0-6-3 per la Piacenza, con i minuti di riposo dati ai senior, dagli under e con le giocate d'esperienza un po' di tutti, di qualità di chi può farlo. Adesso è a 4 punti di disavanzo, ma all'ultimo possesso di questo terzo quarto, e vediamo come lo imposterà Nicolas Stanic. Arriva Perego per il pick and roll, se resta Stanic che vuole il passaggio per Pederzini, prova la magia. Allo scadere! Riccardo Pederzini fissa il punteggio sul 62 a 64, gran incrocio dopo l'arresto. Piacenza costruisce la condizione migliore per quanto visto per poter affrontare questi 10 minuti. C'è stato un momento in cui, non te lo nascondo, ho temuto che Alto Sebino potesse scollinare i 10 punti e prendere un vantaggio più che convincente. Ricordati il momento del fallo tecnico, quando Alto Sebino era lì sul più 7, più 8, ha rischiato il più 10, 11. Ecco, ho temuto un attimo che la tenuta fisica e mentale dei biancorossi potesse vacillare, così non è stato. Gran risposta dei ragazzi di Coach Coppeta. Ora serve concretizzare quanto fatto in quest'ultimo frangente. Assolutamente sì, hai detto bene, quando si rischiava la doppia cifra di svantaggio, quello sarebbe stato un vero problema per la Beccari, perché andare sotto di 10 punti con tutta l'inerzia a favore di Alto Sebino, quello sarebbe stato un vero grattacapo per Coach Coppetti. Invece grande reazione guidata da Bruno, guidata da Perego, guidata da Stanic e in buona parte anche da Pederzini, la reazione che ha riportato la Beccari a meno 2 e ha creato, come hai detto tu bene Luca, le situazioni ottimali per aggredire come vuole Coach Coppeta il quarto periodo decisivo di questa partita. Quindi ora staremo a vedere con le squadre che sono già rientrate in campo, la Beccari con lo stesso quintetto che ha finito il terzo, ovvero Stanic e Bruno, Filippo Guerra, Pederzini e Ricky Perego. Sale anche l'incitamento del tipo biancorosso, fondamentale. E ora siamo veramente pronti a ripartire, mancano 4 secondi. Parlano anche i due coach che discutono con l'arbitro, il secondo arbitro di questa serata.
e ora diciamo che è veramente tutto pronto per far partire questi ultimi 10 minuti di sofferenza per entrambe le formazioni, diciamo, perché Altosebino vuole la vittoria, ma la vuole tanto come la vuole la Beccheri, che vuole ripartire in campionato dopo il brutto stop di Lecco una settimana fa, anzi 6 giorni fa. Tutto pronto, palle alle mani di Coltro, cronometro partito, via, quarto periodo qui al Palasport di Aldo Bisola. Coltro va da Borghetti, ecco la palla per Caversazio contro muro, ha doppiato Caversazio, la tiene, la ferma, poi la fa uscire per Borghetti, posta e riposta di Caversazio che la fa uscire per Borghetti, mollato nella difesa, solamente il primo ferro, qua fortunata la Beccheri perché aveva costruito ancora bene Altosebino. Sì, una leggera incertezza, no, più che leggera incertezza, della difesa biancorossa, tanto spazio per Borghetti che non ha punito, tanto Perego di là lavora nel pitturato, una tondara lì a centrare, due punti dalla spazzatura, anche oltre, due punti sono quelli della parità, Perego si è messo tutti in spalla, ovviamente non da solo, ma la sua esperienza sta dando tantissimo. Intanto va per terra Pederzini che si rialza, nessun problema, semplicemente scivolato sul gran cambio di mano, Caversazzo uno contro uno su Bruno, si va e piace da Sabbadini, bang, bomba di Sabbadini, bravo lui, bomba che rimette 3 punti di vantaggio per Altosebino. Quando Piacenza ha costruito la rimonta pressoché perfetta, arriva subito la mazzata, dovrà essere brava Piacenza adesso a rispondere nel migliore dei modi, ci prova con Stanic che becca soltanto il secondo ferro, e quindi Altosebino con questi 3 punti di vantaggio può provare ad allungare ulteriormente. Può provare ad allungare interiormente, lo prova a fare con Borghetti per correre il taglio, gliela tocca Santiago Bruno, anzi scusate, Nicola Stanic va a toccare la palla del numero 6 in maglia blu, non riesce però a riconquistarla, quindi saranno 9 i secondi che rimangono ad Altosebino. C'è Coltro contro Pederzini, è un mismatch, Coltro prova ad andare dentro la schiena, poi si arresta, tiro difficilissimo, palo di Coltro, scadono i 24 secondi, ottima difesa di Pederzini che ha costretto un tiro difficilissimo il numero 11 degli ospiti. Ora la Beccheri con il possesso nelle mani di Filippo Guerra, 8 minuti ancora da giocare, prova a riconquistare la parità, Guerra prova ad andare dentro contro Gorreri, buona la difesa del numero 6, Gorreri che costringe un tiro difficilissimo, dall'altra parte Caversazio, forse fallo su di lui di Pederzini, gli arbitri dicono di no, quindi si continua a giocare. Coltro sfrutta il blocco di Sabbadini che riceve, Stanic mette le mani sulla palla e permette a Pederzini di recuperarla, Guerra da solo va a segnare, ottima difesa di Pederzini, ottima difesa di Stanic, Guerra va a segnare, 66 a 67, 7 punti nella partita di Guerra, praticamente 20 minuti in campo, rotazione a 6 più qualche sprazzo di partita a Maresca e ancora meno a Guaccio. Piacenza faticherà tanto ad arrivare al 40° con questi minutaggi, però l'abbiamo detto in precedenza, la situazione ad oggi è questa, si aspetta l'inserimento del 7° senior, si aspetta il recupero del 6° che nella fattispecie è il capitano, 5 senior, 3 under che stanno dando qualcosa e gli ultimi 2 che sono proprio i giovanissimi del settore giovanile che hanno qualità per dare qualche minuto, ma non certo in una partita dai così alti contenuti emotivi, in cui insomma loro devono fare esperienza, potranno essere utili, l'abbiamo visto anche nella prima partita. Assolutamente sì, però diciamo che questa è una situazione assolutamente in divenire, non certo per quanto riguarda la partita di oggi che è molto tesa, molto importante e non c'è veramente spazio per sbagliare. La palla è nelle mani di Altosebino che inizia un altro attacco quando sono 7.45 da giocare ancora nella partita. Pederzini ormai è a uomo fisso come un mediano su Coltro per non farlo ragionare, quindi Sabbadini con la palla prova Gorreri, c'è Guerra su di lui, Gorreri non si è mosso molto nell'attacco di Altosebino, Gorreri si alza con un tiro difficile, sbaglia ma va a rimbalzo
tutte le furie a Coach Coppeta per aver lasciato un rimbalzo offensivo. Eccolo qua Caversazio, deve passare da lui per forza Alto Sibino. C'è Bruno, quindi il miglior attaccante contro uno dei migliori difensori. Caversazio prova ad andare dentro, qua la Beccari gli fa trovare una strada molto tortuosa e Caversazio finisce con il perdere la palla. Ottima difesa Beccari questa, ottima, dopo aver concesso il rimbalzo offensivo. Assolutamente, si può tornare in attacco, quindi non prima del cambio effettuato dagli ospiti di Alto Sabino. Fuori Coltro, dentro Conte. Rientra il numero 23, Conte, sul parquet. E la palla invece nelle mani di Stanic, che organizza un attacco Beccari con Pederzini. Ora palla nelle sue mani, prova ad andare dentro, serie di finte di Pederzini, c'è Birindelli che vorrebbe ricevere, eccolo qua puntuale, e poi viene toccata la palla nelle mani di Birindelli che la perde. Si arrabbia numero 20 biancorosso. Caversazio, Guerreri sfrutta il blocco appunto di Caversazio che è contro Guerra, c'è Sabbadini in angolo con la palla nelle mani, raddoppiato Caversazio, tocca col piede Stanic e la palla rimane nelle mani di Alto Sibino, con Conte pronto ad amministrare la rimessa. Ripartiti, la ricezione è lavora per Guerreri, invece la palla finisce nelle mani di Sabbadini, poi Guerreri da 8 metri, Guerreri tripla devastante del numero 6 di Alto Sibino, tripla che fa malissimo alla Beccari. Allora dall'altra parte forse sgambetto su Stanic, poi tutti su per terra. Bruno prova a recuperare la palla che ritorna nelle mani di Alto Sibino. Caversazio per Conte che subisce il fallo di Guerra e andrà in lunetta con due liberi. Tanti errori in casa Beccari, forse troppi errori finora. 66 a 70 il punteggio. Assolutamente tanti, tantissimi errori in una partita che ormai è diventata punto a punto, sempre che Alto Sabino non riesca a riprendere il largo. Intanto sono 5 punti di distanza fra le squadre. Partita punto a punto, dicevo, ogni singolo possesso, ogni singola situazione può risultare decisiva. Intanto rientrerà Ricky Perigo, fin qui uno dei migliori, non ho sotto mano le statistiche, ma non mi servono quelle per enfatizzare quanto fatto dal numero 9 in maglia biancorossa. Ti aiuto io, 18 più 7. Bravino. Bravino, assolutamente sì. 66-72, ha fatto 2 su 2 Conte e ha rimesso 6 lunghezze tra le due formazioni. Nicola Stanic con la palla nelle mani contro Conte, c'è Pederzini che vorrebbe ricevere su un angolo di campo, la fa uscire per Stanic che deve prendersi questa tripla, è importante, la sbaglia, tocca solamente a rimbalzo Birindelli. Tantissimi errori per la Beccari, tantissimi. Dall'altra parte Borghetti senza pensarci due volte, se questa tripla fosse entrata sarebbe veramente stati i disastri per la Beccari. Dall'altra parte Pederzini sulla linea di fondo, due importantissimi di Pederzini che sale a 11, quarto uomo in doppia cifra per la Beccari in questa rotazione accorciata. Dall'altra parte va a far fallo lo stesso numero 13 biancorosso, è il suo terzo fallo, su fallo fatto su Conte. Ora esce Borghetti, rientra Caversazio, veramente ridotta all'osso la pausa di Caversazio, per cui è rientrato in campo il numero 20, come abbiamo detto prima, assoluto MVP dei suoi, una prestazione completa in attacco formidabile, in difesa anche competente, veramente ha fatto qualcosa di straordinario finora. Dall'altra parte Guerreri ancora senza pensieri da 8 metri, chiede scusa, poi una tripla veramente senza capo né coda per Guerreri, però gli ne sono già entrate un paio, quindi perché non riprovarci. Dall'altra parte Birindelli prova una gran partenza, poi un passaggio dietro la schiena, forse ha chiesto troppo Birindelli in questa occasione e ha trovato la difesa di Alto Sibino pronta a rubare palla. Dall'altra parte Conte, bellissimo movimento su Stanic, tiro però leggermente storto, quindi rimbalzo di Pergo che sale a 8 rimbalzi. Dall'altra parte Stanic, gran passaggio per Pederzini, 70-72, 13 di Pederzini, risale l'urlo della curva della Beccari. Punti numero, come detto prima, 11 e 12 e 13 per Pederzini e assist numero
10 per Nikolas Stanic, anche lui dominatore sotto questo punto di vista. C'è qua Versace con la palla nelle mani contro Perego, lo passa a doppia velocità e poi Perego dal nulla lo inchioda al vetro e riconquista palla. E c'è il fallo di Cusenza che ha spinto nella situazione appena successiva. Piacenza ha un paio di giocate che mettono in partita i giocatori, il pubblico, tutti possono essere la chiave. È chiaro che poi di là la palla deve entrare. Intanto si asciuga il parquet, prendiamo fiato un attimo, ma proprio due secondi. Siamo ritornati. Ritornata a contatto la Beccheri, 70-72, bellissima stoppata di Perego, la seconda della sua partita, una prestazione devastante di Ricky Perego, veramente completa sotto ogni punto di vista. Ora però va a esagerare in attacco, ad allargare il gomito e a commettere fallo offensivo. Ho appena detto, prestazione super di Perego e va a commettere fallo. Peccato, peccato assolutamente, perché è stata veramente un ottimo momento per la Beccheri, con tutta l'inerzia a favore. Peccato questo fallo offensivo di Perego. Ora alto Sebino, è rientrato Borghetti sul campo, aspetta l'uscita di Conte che pensa per un attimo la tripla, poi va dentro e va a commettere fallo offensivo. Splendida difesa di Stanic, di esperienza, tutta la differenza di esperienza tra i due. Ottima difesa di Stanic, fallo conquistato. Conte ritorna in panchina, rientra colpo sul campo, palla nelle mani della Beccheri, 4-0-4 da giocare. Finale veramente che si sospetta al cardiopalma, perché può succedere veramente di tutto. La partita che fino ad ora è stata veramente bella, veramente gradevole sotto ogni punto di vista. Ora anche Stanic, che dopo aver conquistato fallo va anche a pulire il parquet, va anche a lucidare il parquet. Tutto fare Nico Stanic in questo frangente. Veramente tutto fare. E ora palla importantissima che ritorna nelle mani della Beccheri. Pederzini aspetta Stanic e gliela consegna. E inizia un altro attacco. Nico Stanic, Birindelli che esce e riceve, aspetta l'uscita di Pederzini, ecco la premiata, e poi cambio lato su Bruno, palleggio di Bruno che poi trova Birindelli che va rovesciata. Siamo pari, parità, 2 pari a 3.41 sul cronometro, mini supplementare di 3.35 ormai da giocare, da vivere col fiato in gola. Stanic l'ha rubata. E c'è anche David Hawkins in prima fila a tifare per i suoi compagni. Ora Stanic va dentro a scucchiaiare! Nicola Stanic! La Beccheri rimette il naso davanti dopo chissà quanto tempo. Io non mi ricordo l'ultimo vantaggio della Beccheri. T'assicuro che c'è stato, ma l'ho dimenticato anch'io. Intanto difende Piacenza. Arriva Cusenza per il blocco. Traversazio si fa beffe della difesa piacentina, va a fissare l'ennesima parità. 3 minuti che sono già iniziati, li vivremo col cuore in gola, perlomeno. Assolutamente sì. Questo è quello che farò io, perché è una partita emozionante, non bellissima perché per chi tifa Piacenza. Altro fallo in attacco su una situazione di pick and roll, giudicato aggiustato il blocco da parte di Duilio Birindelli, se non vedo male. Assolutamente Birindelli che va a commettere fallo. Partita un po' in chiaroscuro per Duilio Birindelli. Abbiamo sì 7 punti, sì 2 rimbalzi, ma anche 4 perse, che sono veramente pesanti per l'economia della partita della Beccheri. 74 pari, Borghetti mollato la difesa, torna Bruno su di lui prontamente, poi va dentro Borghetti a tutta velocità, Perego con l'ottimo aiuto, la palla rubata. Partita monumentale di Ricky Perego. Dall'altra parte Stanic, Birindelli, Pederzini in post, c'è mismatch, la fa uscire per Stanic, circolazione, Bruno da 3! Da 3! Santiago Bruno! Boom! 3 punti di vantaggio Piacenza. Goreri prova a rispondere, primo ferro,
Stanic predica calma, così come coach Coppetta, che è praticamente in campo. Deve anche stare attento a un eventuale fallo tecnico che da regolamento ci starebbe, ma giustamente gli arbitri leggono anche la parte emotiva della partita. Stanic, siamo già entrati ampiamente negli ultimi due minuti di gioco. Stanic ci prova, soltanto Ferro scheggiato. Pederzini lotta su quel rimbalzo. Altri 14 secondi da vivere fino in fondo. Stanic si butta dentro, si appoggia al tabellone, due punti di vantaggio per i biancorossi. Time out obbligato per Alto Sebino, che rischia in tre minuti di mandare all'ortiche quanto fatto, non di positivo, di più nei 37 precedenti. Sì, Alto Sebino, allora, nei 37 minuti precedenti è stata in controllo la partita, questo lo dobbiamo dire. La formazione di coach Giubertoni ha fatto una prestazione veramente ottima, è un po' calata qua alla fine, è uscita l'esperienza della Beccari, è uscita la forza della Beccari, che manda 4 uomini in doppia cifra, ma che doppie cifre, perché Bruno ne ha 14, Pergo ne ha 18, Pederzini 13 e 20, più 11 assist di Nicola Stanic con 7 falli subiti, 29 di valutazione. Insomma, la partita non è ancora finita, però la Beccari, dopo aver fatto praticamente mezz'ora a inseguire, è tornata davanti e adesso deve essere brava a non mollare la leadership e a condurre questa partita fino alla fine. Time out che è terminato. I coach hanno disegnato le situazioni che vorranno che i loro propri giocatori interpreteranno in campo. Beccari col quintetto d'esperienza, i tre italo-argentini più Ricky Pederzini e Ricky Perego, mentre non cambia nulla nemmeno coach Giubertoni e manda in campo ancora Borghetti con Coltro, Sabbadini, Cusenza e il numero 20 Caversazzo. Ora poi le mani di Borghetti, che sfrutta un paio di blocchi, poi trova Sabbadini che chiude il palleggio prematuramente, poi ancora Borghetti, arriva Birindelli dal lato debole e forza una palla persa. L'ottima difesa della Beccari che si chiude a rizzo sulla penetrazione e trova la palla recuperata, fondamentale a 1.20 dalla fine. C'è Nicola Stanic ora con la palla nelle mani, Coltro contro di lui, ancora Nicola Stanic prova a alzarsi l'uno del tifo Beccari. Stanic sfrutta il blocco di Perego, blocco contro blocco, Birindelli poi va da Pederzini contro Sabadini, Pederzini che si alza, tiro decisivissimo con l'aiuto della tabella, Ricky Pederzini, canestro devastante, devastante, forse anche un po' fortunato, tripla importantissima per la Beccari che mette 8 punti ora di vantaggio sull'82 a 74. L'unica cosa che la Beccari alla Beccari che non andava bene era il tiro da 3, è la cosa che gli sta risolvendo la partita, perché la tripla di Bruno, la tripla di Stanic e la tripla di Pederzini hanno veramente creato il solco a 50 secondi dal termine. Assolutamente. Adesso Alto Sebino con la palla nella mano di Sabbadini, soltanto Primo Ferro, le energie sono tutte da una parte. Arriva il fallo su Perego, 44 secondi, più 8 Piacenza, che vede vicino lo striscione del traguardo, ma che fatica, che fatica. Che fatica, siamo sudati anche noi. Che non abbiamo fatto sostanzialmente niente. Niente, niente. Noi non abbiamo fatto nulla, non abbiamo mosso un indice. Questa squadra ci fa sudare fino all'ultimo secondo, anche in questa occasione. Ora si perde... si perde qualche attimo per asciugare il campo. Palla nelle mani di Stanic, 40 secondi al termine, c'è Coltro su di lui, prova a raddoppiare Gorreri, poi ritorna su Bruno, ancora Stanic sfrutta il blocco di Birindelli, poi si apre Stanic, ancora l'ha toccata solo lui, circunnaviga l'area e poi subisce il fallo di Coltro che va con un take scivolato per provare a fermare il numero 7 bianco rosso, che
Forse sì, forse no, molto probabilmente no. Non Andrei Lunetta, perché arriva adesso il quarto fallo per 8 secondi. E quindi c'è la rimessa per gli uomini di Coach Coppetta. 29 secondi interminabili fino alla fine. Ancora il campo viene asciugato, perché sono finiti a terra un paio di giocatori, oltre che Stanic, che ha subito l'intervento falloso di prestarando il termine. Tra le mani di Bruno, che chiama lo schema, chiama il gioco predefinito che vuole Coach Coppetta. Ecco la palla nelle mani di Perego, sale Stanic, che riceve palla, c'è blocco di Birindelli puntuale e preciso, poi raddoppio, Stanic ne esce con un gioco di prestigio, poi la fa uscire per Pedazzini, Stanic finta il tiro, poi se lo prende ed è un airball completa, però la Becker gli ha lasciato passare tutti i secondi e ne lascia solamente 14 ad Alto Sebino. Possiamo dirlo, la partita potrebbe anche essere finita qui. Dai, sbilanciamoci, la partita è finita qui perché Alto Sebino non affretta le conclusioni. Coltro va a segnare, trova l'82 a 76, finisce qui. La Beccheri vince 82 a 76, ma come dici tu Luca, che fatica. Seconda vittoria quindi su tre partite per quanto riguarda la Beccheri Piacenza. Resta al palo Alto Sebino, che però negli ultimi due turni ha dimostrato tantissime cose interessanti. Dovranno essere bravi a lavorare da qui, a continuare quanto fatto di bene fino a questo momento, perché sicuramente il materiale per divertirci in quel di Alto Sebino c'è e come. Piacenza, prossimo turno, attesa nuovamente live su LNP Channel. Non ci saremo noi al commento, ci saranno gli amici di Vicenza, perché saremo là al Pala Goldoni. A noi non resta che ringraziarvi per averci seguito questa sera, averci sopportato soprattutto a tutti quanti. Una buona serata, buon basket e continuate a seguire questo bellissimo campionato che è la Serie B qui su LNP Channel e poi anche le nostre partite su Beccheri TV. Ciao a tutti. Oddio, guarda, sono cotto. Che fatica.